Le prossime elezioni amministrative daranno alla città di Palermo una nuova amministrazione ed un nuovo sindaco. Io intanto auspico che questo sindaco abbia tanta sensibilità sportiva, perché abbiamo bisogno di un'amministrazione, di un sindaco che abbiano sensibilità sportiva e che siano disponibili al dialogo e soprattutto all'ascolto. In questo contesto, io credo che come responsabile del calcio siciliano non posso fare a meno di chiedere al nuovo primo cittadino, chiunque esso sia, una diversa, più efficiente, più adeguata impiantistica sportiva. Il Meridione d'Italia, ma soprattutto la città di Palermo, che è il capoluogo di questa regione, ha necessità di un'impiantistica sportiva efficiente e adeguata. In questo contesto avrei grande attenzione per gli impianti del Palaureto, che è molto utilizzato e che ha bisogno di essere, come dire, portato ad un diverso livello di efficienza, ma soprattutto mi riferisco al palasport dello Zen, che per adesso è inutilizzato e sarebbe molto importante ristrutturare e rimettere in funzione. E poi non posso fare a meno di rivolgere uno sguardo al velodromo. Abbiamo bisogno di questa struttura, abbiamo bisogno di questo impianto. Infine, credo che sia necessario fare una buona politica perché ci siano sempre più interventi finanziari in favore del mondo dello sport. Quindi io credo che il nuovo sindaco debba essere sempre in grado di dialogare con la regione siciliana per fare in modo che non vengano diminuite le somme necessarie per affrontare l'attività sportiva, in particolar modo i fondi della legge 8. Io penso che questa città, la città di Palermo, essendo il capoluogo di questa regione, fa da guida a tutta la regione e quindi questa amministrazione in tal senso deve impegnarsi. Noi saremo al loro fianco, chiunque esso sia, per dialogare e per dare i nostri consigli. Grazie.